Il santuario di San Romedio, un posto unico e indescrivibile, una meta irrinunciabile che invita alla riflessione e alla preghiera. E proprio per riscoprire il valore spirituale del santuario, 2 anni fa è stato inaugurato il percorso che collega Taur, il paese di origine del santo, con l'antico santuario eretto nel luogo in cui San Romedio trascorse il suo eremitaggio. Un itinerario di 180 km e 9600 metri di dislivello da percorrere a piedi tra guglie alpine e verdi spianate. Un viaggio dentro se stessi, prima ancora che un cammino per escursionisti esperti, che unisce i territori dell'Euregio in un percorso storico e suggestivo articolato in 12 tappe. Il cammino di San Romedio, ideato da 2 nord tirolesi, il sacerdote Don Martin Ferner e la guida alpina Hans Staud, è diventato anche un documentario presentato in questi giorni a San Zeno, una iniziativa promossa dall'Euregio perché, come è stato ricordato nel corso della presentazione, il cammino di San Romedio unisce i popoli e restituisce il nesso e l'unità culturale tra i territori del Tirolo storico.